L'allerta per un attacco imminente è stato revocato, ma la polizia tedesca continua la caccia alla presunta cellula terroristica che ha seminato il panico nella notte di Capodanno a Monaco di Baviera. Nella tarda serata di ieri, ha spiegato il capo della polizia, Hubertus Andrae, dai servizi segreti di un paese amico è arrivata la segnalazione di un commando suicida pronto a colpire due stazioni ferroviarie. 500 uomini della polizia e delle forze speciali, poco prima della mezzanotte, hanno chiuso e passato al setaccio la stazione centrale e quella di Pasing, che sono state poi riaperte alle 4 del mattino. Nessuna traccia dei presunti attentatori. Sappiamo, ha detto il capo della polizia, che sono tra 5 e 7 iracheni e siriani legati all'ISIS. Avrebbero dovuto farsi saltare in aria in entrambi le stazioni, agendo in coppia e facendosi esplodere a breve distanza di tempo gli uni dagli altri. Di alcuni di loro si conoscerebbero nomi e cognomi. La caccia della polizia tedesca continua, ma l'allerta terrorismo ha segnato la fine dell'anno e quest'inizio del 2016 in molte città. A Bruxelles un ragazzo di 22 anni è stato arrestato perché è sospettato di essere coinvolto negli attacchi terroristici di Parigi. Il giovane, che potrebbe essere il decimo membro del comando, vive a Molenbeek, lo stesso quartiere di Bruxelles da cui proveniva Salah Abdeslam, l'attentatore riuscito a fuggire dopo le stragi. Un uomo di 25 anni è stato arrestato invece a New York con l'accusa di progettare una strage in un ristorante. L'uomo, un cittadino americano convertito all'Islam e che secondo l'FBI aveva giurato fedeltà al califfo al-Baghdadi, sarebbe stato in contatto con una persona all'estero che si era presentata come membro del sedicente Stato Islamico. A far scattare l'allarme terrorismo a Roma in mattinata è stata invece una busta abbandonata su una panchina della fermata Rebibbia della linea B della metropolitana. Il servizio dei treni è stato immediatamente sospeso e la stazione evacuata. Nella busta, scoperto poi la polizia, c'era però solo una coperta.